Claudio Pedrotti, sindaco di Pordenone, è molto interessato a questo convegno sulla logistica perché comunque il treno passa per Portogruaro e Pordenone vuole agganciare questo treno. Diciamo che non lo vogliamo perdere. È proprio così perché Pordenone dal punto di vista logistico si deve giocare nei prossimi anni un paio di carte importanti. Il collegamento con Portogruaro, la valorizzazione dell'interporto, l'annoso problema della Sequals, Cimpello Sequals Gemona, insomma, se noi vogliamo avere delle prospettive di competitività, la revisione del nostro sistema logistico ha una priorità che non può essere posticipata. Quindi ho capito che sono progetti che poi hanno tempi di attuazione decennali, però se non cominciamo adesso, quando? Quindi non si può da un lato non essere presenti ad eventi di questo tipo e dall'altro portare il contributo, insomma. Il deputato Rizzetto del Movimento 5 Stelle ha detto che per la terza corsia 130 milioni sono una goccia nel mare. Dunque, il mare è formato di gocce, si potrebbe rispondere, per cui bisogna pur cominciare da qualche parte. Io sono, a volte, lo vedete dalla mia faccia, a volte sconcertato, ma insomma, vogliamo venire fuori da questo impasse di decisioni, di mancanza di incisività sulle nostre infrastrutture, oppure vogliamo lanciare una politica pauperista, tradotto, de miseria? Se vogliamo la seconda, ce lo diciamo francamente e lavoriamo su quello. Mi sembra di capire che forse questo governo e questo Parlamento non ascoltino voi sindaci anche sotto queste infrastrutture. Vabbè, qua adesso la polemica potremmo cominciarla per un paio di ore. È un dato di fatto, purtroppo, sindaco. Sì, sarebbe giustificato se effettivamente la motivazione fosse, non ce n'è, non ce n'è per nessuno e quindi tagliamo anche a voi. C'è uno sforzo dal punto di vista dell'equità in questo momento? Non credo.